chiara. Un tema che è stato meditato, esplorato, soprattutto in questi ultimi secoli, e a partire, attenzione, dalla società laica. Noi lo dobbiamo confessare. La fraternità, lo vedremo, è un valore tipicamente cristiano. Ma noi l'abbiamo abbandonato a tal punto che quando si è aperta l'epoca dell'illuminismo, la fraternità è diventata un valore insieme a libertà e uguaglianza, un valore positivo della società. Tutti voi ricorderete la triade della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité. Il terzo re, che è attualmente uno dei sapienti d'Europa, anziano e peraltro non cristiano, non credente, ha dichiarato recentemente: tutta la nostra cultura europea moderna si basa su libertà, uguaglianza e fraternità. E tuttavia, per la libertà si sono fatte grandi battaglie e ne abbiamo visto i frutti. Per l'uguaglianza si sono fatte grandi battaglie e anche a livello economico-sociale si vedono dei frutti, anche se siamo sempre in ricerca di un'uguaglianza della dignità e dello stato della persona migliore. Ma sulla fraternità abbiamo meditato poco. E di conseguenza anche la libertà e anche l'uguaglianza restano deboli, perché senza la fraternità come fondamento, anche la libertà in realtà può essere compromessa, anche l'uguaglianza può essere facilmente sopraffatta. Amo ripetere queste due parole non solo perché è un maestro della mia generazione e peraltro mio amico, ma perché è un laico, è un non cristiano e tuttavia ha percepito come la fraternità, valore tipicamente cristiano, sia essenziale alla vita della società, al cammino dell'umanizzazione, alla qualità della convivenza a partire dalle nostre terre d'Europa. L'itinerario che cercherò di percorrere, facendo eco alla parola di Dio, si articolerà in queste tappe che vi enuncio in modo che sia facile seguire un itinerario che qualche volta può essere complesso. Il primo: la fraternità è un valore che è declinato dalle sante scritture a partire addirittura dalle prime pagine dell'Antico Testamento. Secondo: la fraternità è stata vissuta e predicata da Gesù come il vero fondamento della vita cristiana, della vita ecclesiale. Di conseguenza la Chiesa è una fraternità in mezzo agli uomini e nelle storie. E se non è una fraternità, la Chiesa non è la Chiesa di Gesù Cristo. Cercherò di dimostrarvi in queste tappe e terminerò, peraltro, non di facciarvi liberare dalla vostra chiesa qui a Bordì, perché questo sarà il vescovo della prossima tappa, ma è soltanto di gli snodi essenziali per fare un cammino da democrazia. Innanzitutto, gli uomini sono tutti fratelli, e questo viene detto già a partire dalle prime pagine della Genesi.
Non è narrato nelle prime pagine della Genesi l'inizio cronologico della storia, ma si danno delle risposte alle domande che abitano il cuore degli uomini di ogni tempo, di ogni latitudine, di ogni cultura. Risposte che vogliono essere un orientamento per la vita. E se la prima domanda rivolta da Dio ad Adam, non dimenticate che Adam non significa tanto Adam, significa interrestre, colui che è tratto dall'Adamà, dalla terra, l'umano, se la prima domanda che Dio ha fatto all'uomo, la prima volta che gli parla, Adamo, terrestre, dove sei? La seconda domanda, molto significativa, è quella che è stata posta da Dio a Caino. Dov'è tuo fratello? Ossia, quando all'interno della Bibbia si svela il rapporto della fraternità, i primi due fratelli, nati dalla coppia maschio-femmina, creati da Dio, ebbene quando si apre l'orizzonte della fraternità, la domanda di Dio è rivolta a ciascuno dei fratelli: qual è il tuo rapporto con l'altro? Dov'è l'altro tuo fratello? Ecco, a partire da questo versetto di Genesi 4:9 inizia la rivelazione sulla fraternità, perché lì viene posta la domanda per eccellenza sui rapporti tra noi umani. Dov'è tuo fratello? È vicino o lontano da te? E se è tuo fratello, tu decidi di renderlo prossimo o di tenerlo lontano fino a escluderle, a escluderlo dal tuo orizzonte? Ti senti custode, responsabile di tuo fratello, oppure tuo fratello non esiste per te? Non dimenticate che in questo dialogo tra Dio e Caino, Dio dice: dov'è tuo fratello? E Caino gli risponde: ma sono forse io custode di mio fratello? Perché tu chieda a me. La fraternità nasce come custodia, come cura, come responsabilità l'uno dell'altro. Mossi da queste domande, cerchiamo di comprendere maggiormente la fraternità come vincolo tra gli umani, i terrestri, i figli di Adam. E la volontà di Dio nel progetto creazionale, Adam, il terrestre, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Cioè, l'uomo e la donna creati portano in se stessi il modello di Dio. E questo è l'unicità della creatura uomo-donna in tutto il corpo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Ma quando Adam ebbe, lasciate perdere le cifre che sono leggendarie, ebbe 130 anni, generò suo figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza. Sentite in queste parole: Dio ha creato Adamo a immagine e somiglianza sua, ma i figli di Adamo sono immagine e somiglianza anche loro di Dio. Questa
maschio e femmina, da cui incontro fecondo nascono i figli, che dunque sono tra loro fratelli. Se quello della coppia è il primo rapporto interumano descritto dalle sacre scritture, il rapporto della fraternità, e permettetemi di dire, dobbiamo avere il coraggio anche di parlare non solo di fraternità, ma il rapporto di sororità ne è una conseguenza, un frutto. Ebbene, nei padri iniziali della Genesi vogliono dirci che in queste realtà create da Dio, da Lui benedette, giudicate belle e buone, purtroppo si insinua il male, si insinua la potenza della morte. Più precisamente si insinua la paura della morte e genera la violenza. Il vivere non in comunione l'uno con l'altro, il vivere nella pace che scaturisce da una vita in pienezza, ma il vivere l'uno contro l'altro. La differenza, l'alterità, è iscritta nella creazione dell'umanità. E dopo la differenza tra maschio e femmina, la seconda differenza, la seconda alterità che si vive è quella che si vive tra fratelli e tra sorelle. Proprio in questi rapporti, in questa alterità, in questa diversità, consiste l'alveo in cui si può nascere e svilupparsi o la bontà, o la relazione, e di conseguenza la pace e la vita piena, o l'aggressività, la violenza, fino alla negazione dell'altro. Voi tutti avete fatto esperienza di questo. Un'esperienza, certo, che ha i connotati propri, ma è quell'esperienza in cui all'interno della nostra famiglia a un certo punto non c'era più semplicemente il padre e la madre, è arrivato un fratello, è arrivata una sorella. Oppure, nascendo, avete provato che c'è già un fratello e che c'è già una sorella. E tutti voi sapete che questo non è così facile da accettare, non è come risultato assicurato della fraternità. Sovente, proprio all'interno di questo rapporto così originario,
loro condizione di creatura nella loro storia. Uno è nato prima, l'altro è nato dopo. In questa situazione la domanda fondamentale è: riuscirà uno ad accettare la diversità dell'altro? Il primogenito, Caino, ha una nascita che è salutata da un grido di gioia da parte di sua madre. Sua madre Eva dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi viene Abele, il cui nome significa soffio, leggero come uno soffio. È il fratello di loro, è il fratello aggiunto. E attenzione, proprio come dice il testo letterale, non ha suscitato grande gioia, non c'è esclamazione da parte della madre. Attenzione, si sta parlando delle nostre storie, delle nostre famiglie, non di quello che è avvenuto all'inizio. Si sta parlando che quando nasce un figlio, la tentazione è darne ai genitori di preferirne uno all'altro. E lì sono le radici poi di una fraternità o di una sororità difficile. Chi di voi non ha sentito crescendo che magari il fratello, o tra il fratello o tra le sorelle, c'era qualcuno più forte di lui? Qualcuno che si imponeva più facilmente di lui? Voi tutti sapete che queste sono le nostre storie quotidiane, la Bibbia cerca di gettare luce su questo. E allora vedete, di fronte alla prima differenza, Abele, nato dopo, non è il primogenito cui vanno le grandi speranze di una famiglia patriarcale come quella che era pensata nei millenni cui si riferisce l'episodio. Abele è un pastore, mentre Caino ormai è agricoltore, quindi rappresentanti ormai di due classi che sono anche in conflitto l'una con l'altra. Sapete che i pastori invadono le terre degli agricoltori e gli agricoltori non amano i pastori che con loro sempre lo saccheggiano. Ci sono tante ragioni umane, personali, sociali, ma sta di fatto che a un certo punto per Caino Abele diventa l'inferno. Charles Darwin, il filosofo marxista che tutti avete sentito parlare nel secolo scorso, di un gran maestro, ha avuto il coraggio di dire: l'inferno, punto interrogativo, sono gli altri. E per molti aspetti è vero, l'altro può diventare l'inferno per noi. O c'è la fraternità, e l'altro rappresenta la possibilità di vita, di relazione, di pace, oppure l'altro è l'inferno. Ecco, all'interno di questa prima differenza di ordine familiare, di ordine sociale, di ordine culturale, due storie diverse, ecco che Caino arriva a uccidere Abele. Sapete che il testo dice: andarono in campagna, non si parlavano. Attenzione, quando non si parla, quando non ci si relaziona, cresce la violenza. A un certo punto Caino si gettò su suo fratello e lo uccise. Dio non chiede a Caino: attenzione, state attenti, Dio non è uno spione dei nostri peccati, come sovente magari qualcuno di noi ha la tentazione di essere, che va a spiare i peccati. Dio non gli dice all'altro: ma lo sai cosa hai fatto? No, gli dice: dov'è tuo fratello? Perché vuole che Caino risponda sulla fraternità, sul legame tra lui e suo fratello. Vuole che Caino si colloqui e si situi sulla sua responsabilità. Ciò che definisce e costituisce Caino non è il suo essere primogenito, non è il suo essere agricoltore,
neppure la sua vita religiosa differente, perché uno offriva i prodotti della terra a Caino e Abele offriva con un altro altare i frutti del greggio. Già due culti, potremmo dire noi, aggiornando due prigioni, ma non è quello che mi separa, è la negazione di essere fratello di Dio, è la negazione della fraternità. Per questo Dio gli dice dov'è il tuo fratello e non che cosa hai fatto. Perché Caino può capire cosa ha fatto di male solo se sa capire che cos'è la fraternità. Questo ve l'ho ricordato, perché se la fraternità è minacciata fin dal suo nascere. Basta osservare due fratelli gemelli, ne nascono pochi, ma chi ha visto i fratelli gemelli è una cosa meravigliosa di insegnamento. Sul seno della loro madre cercano di succhiare il latte e sono capaci a pochi mesi di sferrare dei pugni terribili all'altro dicendo no, questo è tutto mio e allontana di tutto. Questo per dirvi in germe che dove vorremmo riconoscere la fraternità, perché succhiando dallo stesso seno, che non è ancora una madre, ma che per i neonati è una matrice, ma si scatena la violenza e dà il pugno, no, devo succhiare io e tu no. Istinto di vita, ma istinto di violenza. Negazione della fraternità, ce la portiamo dentro. È una realtà sostitutiva, fin dalla nascita siamo fratelli, siamo a somiglianza e immagine di Dio, ma nello stesso tempo siamo capaci di stare gli uni verso gli altri. C'è una bella frase che Dio dice a Caino. Dice Caino, sta attento. Il male sta accovacciato alla porta del tuo cuore come una bestia. La violenza, l'occhio, è nel nostro cuore come una bestia e aspetta soltanto di lanciarsi verso l'altro. Ma tu, dice Dio a Caino, tu domina, domina. E la prima maniera per vivere la fraternità, adesso facendo un discorso per tutti gli uomini, per i cristiani ne abbiamo solo la rivelazione attraverso la parola di Dio, ma tutti gli uomini possono comprenderlo. La prima cosa che noi dobbiamo capire è che per vivere la fraternità dobbiamo assolutamente dominare l'animalità che è in noi. Non dimentichiamo noi umani che siamo animali. Siamo animali chiamati a diventare uomini, a umanizzarci. E l'animalità in noi si manifesta soprattutto attraverso la violenza e attraverso la sessualità. Sono i due campi in cui noi assomigliamo più agli animali, pensateci bene. Ma proprio la vocazione umana è di assoggettare, dominare, razionalizzare, ordinare quell'impeto di violenza e quell'impeto di sessualità che sono dovuti a voler preservare la vita e a continuarla ad ogni costo che sta dentro di noi. Questa pagina della scrittura, nei primi capitoli della Genesi, vuole dunque ricordarci da un lato la fraternità. Tutti gli uomini sono figli di Adamo, tutti gli uomini creati in immagine e somiglianza di Dio, nessuno escluso, dunque tutti fratelli, tutti fratelli. La fraternità è universale, non può essere assolutamente segnata da muri, segnata da frontiere. La fraternità è tra tutti ed è il fondamento, è questo. Vi faccio solo un'allusione che torna nei profeti. In Malachia 2:10, di fronte alla difficoltà di una vita fraterna,
il profeta chiede non è un solo Dio il Padre in tutti gli uomini, non ci ha creato un unico Dio. Ecco, il fondamento della fraternità è che abbiamo una sola origine da Dio, un solo creatore. Abbiamo un solo padre e una sola madre all'inizio della creazione, il terrestre, perché Dio ha dato la sua terra. Certamente questa fraternità è sempre stata contrastata. Chi legge la Bibbia lo sa. Anche quando si apre la storia di salvezza, voi sapete che nascono due fratelli ad Abramo, Esaù e Giacobbe, che sono in lotta tra loro. E più tardi noi avremo la lotta tra i fratelli, i figli di Giacobbe, i 12 fratelli, che arrivano poi addirittura a venderne uno come schiavo agli egiziani. Da allora, sempre così, la fraternità può essere convoltata, può essere negata da noi, ma la vocazione è assolutamente alla fraternità di tutti gli uomini. Certamente questa fraternità è stata svelata, rivelata in modo intenso in Israele, nel popolo che Dio ha chiamato ad essere un popolo in alleanza con Lui. Ed ecco allora perché all'interno di Israele tutti si chiamavano fratelli. Non avevano il coraggio ormai neanche loro di chiamare tutti gli uomini fratelli. E questo è stato il primo tradimento della fraternità. A un certo punto la fraternità si è ristretta essenzialmente a quelli che appartenevano al popolo di Dio. Gli altri uomini, gli stranieri, non erano più fratelli. È un tradimento che noi assistiamo da tutta la storia dell'Antico Testamento, verso quale i profeti sovente con durezza chiamano il popolo di Dio a conversione. Ma ecco che la rivelazione poi della fraternità piena viene con Gesù. Innanzitutto perché Gesù ha vissuto la fraternità universale con tutti gli uomini e tutte le donne che incontrava. E l'ha vissuto in un mondo che si imponeva, che mostrava la sua convinzione, che diceva la sua coerenza tra il suo pensare e il suo agire, che raccontava la capacità di ospitalità di Gesù verso tutti. I Vangeli di uomini sono chiamati come il termine fratelli, sono chiamati come il termine prossimo, che indica non tanto chi ci è vicino, quanto colui che noi decidiamo di rendere fratello quando lo incontriamo. Non dimenticate in proposito che al dottore della legge che gli aveva chiesto Gesù chi è il mio prossimo, Gesù gli fa capire che quella domanda è una domanda di stupidi. Solo gli stupidi possono fare la domanda chi è il mio prossimo. Gesù va a porgere la domanda dello scriba e gli dice, dimmi, dopo aver raccontato la parabola, chi si è fatto prossimo? Guai al cristiano che dice chi è il mio prossimo. Il cristiano dice, io devo farmi prossimo, perché io devo avvicinarmi all'altro. E avvicinandomi all'altro e riconoscendolo come fratello, io capirò il bisogno in cui lui giace. Povero, mendicante, malato, nudo, in carcere, straniero, ma io mi avvicino a lui perché è un fratello in umanità. Non mi avvicino neanche a lui perché è povero e sofferente, perché in quel caso io decido da prima quello che lui ha bisogno. Invece devo ascoltarlo, io mi avvicino, mi faccio prossimo, lo dichiaro fratello.
Invece noi ci avviciniamo a un altro perché è un uomo e un fratello. Lo ascoltiamo e poi sentiremo qual è il suo bisogno. A volte non ha bisogno né di denaro, né di elemosina, né di mezzi economici. Avrà bisogno solo che noi lo ascoltiamo e abbiamo compassione di lui. Altre volte in carcere e avrà bisogno di qualcuno che sia capace di dirgli la misericordia di Dio. Altre volte uno straniero e abbiamo che avrà bisogno che noi semplicemente lo accogliamo con i mezzi che abbiamo. Ma guai a quei cristiani che pensano di decidere loro l'azione verso il prossimo. È veramente un protagonismo nella carità cristiana che inficia alla radice tutta la gratuità dell'amore che il cristiano deve mostrare. E guardate che su questo la Chiesa oggi decide il suo domani. Papa Francesco l'ha capito bene. Ormai la Chiesa, se vuole avere credibilità, deve mostrare l'assoluta gratuità in quella carità che l'Italia organizza. Se lei non mostra la carità nella gratuità assoluta, tutto quello che fa in realtà sarà visto con sospetto e senza un'efficacia di ascolto e di riconoscimento cristiano. Ecco allora perché Gesù chiedeva di amare davvero tutti, gli stranieri verso cui si avvicinava, ai quali dava delle guarigioni, ai lebbrosi che erano gli scartati della società, gente in festa da tenere lontano, alle prostitute e ai peccatori, che sacerdoti e uomini religiosi tenevano lontano, ma Gesù dice che in realtà è più facile che loro entrino nel regno dei cieli e ci precedano rispetto a tutto noi che facciamo eventualmente nella Chiesa una identità che vuole essere pura e moralmente apposta da giusti. Gesù ha rotto le barriere e su questo noi dobbiamo chiamare tutto lo scandalo di questa azione di Gesù che rende fratelli più lontani, che rende fratelli e sorelle quelli moralmente detestati dai giusti e dagli uomini religiosi, che rende fratelli gli stranieri. Gesù ha detto, lo sapete bene, voi siete tutti fratelli, Matteo 23, voi siete tutti fratelli, a qualsiasi mondo apparteniamo, a qualsiasi popolo e cultura, voi siete tutti fratelli, perché uno solo è il Padre che dice. E su questo Gesù era severissimo, diceva addirittura di non chiamare nessuno Padre sulla terra, nessuno, perché uno solo è il Padre di tutti noi, e voi siete tutti fratelli. Pensate solo nella sua prassi l'incontro con il centurione pagano, con la donna sirofenicia, vedete, è detto pagano due volte, era una donna cananea di origine siriana ed era felice, quindi proprio il contrario di chi appartiene al popolo di Dio. I ricchi peccatori, pubblici peccatori come Zaccheo e Levi. Gesù ha voluto mostrare la fraternità con tutti, ha voluto mostrare di essere fratello universale, i giusti e ingiusti, credenti e non credenti, ebrei e pagani. E in questo senso c'è qualcosa di straordinario nell'annuncio del giudizio finale fatto da Gesù e riportato da Matteo 25, una pagina che conoscete bene. Gesù definisce gli esseri umani, tutti, che si trovano nel bisogno e nella sofferenza. Quelli che hanno fame e sete, quelli che sono stranieri, tutti, malati, carcerati, i miei fratelli, i più piccoli tra i miei fratelli. Ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli, che sono i più piccoli, l'avete fatto a me.
visto un uomo, hai visto tuo fratello, hai visto Dio. Pensate questa parola di Gesù. Hai visto un uomo, hai visto tuo fratello, hai visto Dio. Questa è la fraternità vissuta da Gesù e richiesta ai discepoli. Dunque anche a noi. E la fraternità di Gesù, pensateci bene, è una fraternità che lui ha vissuto ogni momento della sua vita, ma fino alla morte. Affidiamo sul serio la sua morte in solidarietà tra due delinquenti. Annoverato tra i delinquenti, si compiacciono di dire i Vangeli. Una morte ignominiosa, vergognosa, eppure lui ha voluto la solidarietà, addirittura morendo con loro. E significativamente la lettera agli Ebrei interpreta che proprio per questa discesa di solidarietà con i peccatori sulla croce, fino a questa fraternità assoluta con i delinquenti, una volta risorto ha potuto dire: Signore, io annuncio il tuo nome ai miei fratelli, cioè annuncio che tu Padre mi dai la vita, che la morte non è l'ultima parola e che sulla violenza regna l'amore. Questa è l'epifania della fraternità vissuta da Gesù, che riassume legame da vivere nell'amore fino alla fine. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Legame in cui tutto è condiviso, tutto ciò che è mio è tuo, e tutto ciò che è tuo è mio. Legame in cui deve regnare il perdono. Non ti dico di perdonare fino a 7 volte. Ma fino a 70 volte 7. Legame in cui uno solo è il Dio creatore. Non chiamate padre nessuno sulla terra, perché uno solo vostro è il Padre che è nei cieli e voi siete tutti fratelli. Legame a cui forza viene dal fatto che Gesù ha vissuto la fraternità fino all'estremo, primogenito di molti fratelli, vivendo una vita umana come noi, nella fragilità e nella mortalità, ma riconoscendo sempre che l'altro era fratello. È inutile, tutto il Vangelo ci parla di questa fraternità. Ogni pagina ci dice come viverla, dalle beatitudini alle parabole, ma soprattutto attraverso il Vangelo. Terzo e ultimo punto. C'è una cosa che è molto strana.
l'unità del mondo, cioè alla Chiesa che è del mondo. Manca la fraternità come virtù? No, è la Chiesa. Il primo termine con cui la Chiesa è stata chiamata è stato certamente ecclesia, assemblea, ma è stato anche fraternità, ed è significativo che Pietro, proprio colui sul quale è fondata la Chiesa, alla fine del primo secolo ha sempre bisogno di dire: fratelli, guardate che se la Chiesa non era del Fodes, non è fraternità, non è Chiesa di Cristo. Ecclesia è un nome che viene dato a tutte le adunanze del mondo greco, anche le adunanze politiche. Ma del Fodes in vano lo cercherete nel greco classico. Si parla di fratelli, attenzione, ma non nel termine fraternità, forgiato proprio dal Nuovo Testamento per definire la Chiesa, la realtà della Chiesa del mondo. Ed è significativo che la lettera di Clemente ai Corinti, scritta nel 90-98, stessa epoca della lettera di Pietro, Clemente, vescovo di Roma, si indirizza alla Chiesa di Corinto e, attenzione, dice: voi cristiani di Corinto siete in lotta notte e giorno a favore di tutta la fraternità che la Chiesa. Quindi vedete una ricezione della lettera di Pietro già a partire da quello che viene chiamato uno dei primi vescovi di Roma. Nella fraternità si vive la filadelfia, l'amore fraterno, e filadelfia c'è nel mondo greco, ma il termine di fraternità come realtà è solo il Nuovo Testamento che lo dà la Chiesa. Ecco allora che noi dovremmo renderci conto di più di questa verità. La Chiesa è una fraternità. E quando voi pensate alla Chiesa, pensate innanzitutto a una fraternità. Poi certo i nomi sono tanti, la Chiesa è anche il corpo di Cristo, la Chiesa è anche il popolo di Dio. Col Concilio sappiamo tutti i nomi che sono stati dati alla Chiesa. E oggi soprattutto siamo a parlare della Chiesa popolo di Dio. Ma io vorrei che prima di popolo di Dio si parlasse di fraternità. Di fraternità. Perché tra l'altro il popolo di Dio nel Nuovo Testamento non c'è applicato alla Chiesa, lo facciamo per estensione del popolo di Israele, mentre fraternità è la prima lettera di Pietro che chiama così la Chiesa. La Chiesa o è una vita fraternità o è la Chiesa di Gesù, è una realtà. Ma a questa fraternità mi invitava il nostro vescovo di intervenire parlando di quello che è il fulcine della fraternità. Lo scopo è la comunione, la comunione. La Chiesa si nutre di fraternità per giungere alla comunione. Che la Chiesa sia una comunione lo dicevano gli Atti degli Apostoli, dicendo che la comunione è la forma costitutiva della Chiesa. Ma tutti voi sapete che anche questo è stato un po' dimenticato, ed è stato il Concilio Vaticano II che ha affermato con chiarezza che la Chiesa locale, la cattolica, Chiesa di Dio radunata attorno al vescovo successore degli Apostoli, principio e comunione tra le differenti componenti ecclesiali e i diversi ministeri è, attenzione, una comunione. Si è giunti perfino a portare l'espressione, avrete sentito, che il Concilio Vaticano II è il Concilio dell'ecclesiologia di comunione, perché indubbiamente l'insistenza del Concilio è stata sulla comunione. Facendosi autorevole portavoce del Concilio, Giovanni Paolo II ha indicato come grande compito che attende il cristiano e la Chiesa proprio la comunione, che incarna e manifesta l'essenza stessa del mistero della Chiesa.
contro la tentazione di vivere anche nella Chiesa secondo l'ordine mondano. E dello stesso Giovanni Paolo II che ha chiesto con forza che la Chiesa diventi casa di comunione e di conseguenza scuola di comunione. Potrei dirvi di più, questa espressione casa di comunione e scuola di comunione non è mai stata usata nella Chiesa, se non nei parte cistercensi nel XII secolo. Qualcuno ha suggerito al Papa che quello poteva essere non solo una definizione del monastero, casa e scuola di comunione, ma per tutta la Chiesa. E il Papa l'ha adottato all'interno della dottrina di Unte. La Chiesa deve diventare la casa della comunione, dove si condividono beni spirituali e materiali, perché questo ha chiesto Gesù ai discepoli. Per essere poi eventualmente scuola di comunione in un mondo frammentato, diviso, sfilacciato come il nostro. Noi viviamo una situazione, lo vedete, in cui nella società è manco più possibile un orizzonte politico condiviso. Individualismi regnano, un orizzonte di speranza è caduto ormai da 3 decenni. Non ci sono più speranze condivise, non c'è più un progetto di società all'orizzonte che noi cerchiamo di formare insieme. Ognuno va per la sua strada secondo la logica dei propri interessi, in una opposizione continua, in una delegittimazione più degli altri, in una continua discordia e continua, oserei dire, opposizione. E questa barbarie si è entrata dappertutto, credo che io non ne precisi, perché non è la mia funzione qui di denunciare, siete tutti avvertiti per guardare la società e vedere come regna ormai questo sfilacciamento, questa opposizione gli uni contro gli altri, come diventa facile la calunnia, la delegittimazione, il conflitto permanente. E ovviamente anche all'interno della Chiesa, in questo momento, voi lo sapete, non è una situazione molto di pace. E il Papa soffre molto di questo, ve lo posso assicurare, perché ormai le fazioni ci sono, si combattono, si delegittimano, gli uni danno agli altri la qualità di eretico, e anche il Papa non è risparmiato. Sono porzioni piccole ma agguerrite, tenaci, e la discordia della Chiesa alcune volte ci fa paura, perché alcune volte ci fa vedere all'orizzonte possibilità di divisione. Ora proprio il nostro appello è alla casa di comunione, a questa comunione è molto importante. E allora io vi do 2 principi importanti della comunione, così come sono maturati soprattutto con Papa Francesco, perché indubbiamente non che fossero assenti prima. Ma Papa Francesco continua a chiedere la Chiesa. Per fare comunione il primo principio è la sussidiarietà. Non spaventatevi della parola. Ve la spiego subito e la capirete. Che cos'è la sussidiarietà? La sussidiarietà suppone che l'autorità superiore non deve sostituire un'autorità minore quando quest'ultima è in grado di agire con le sue forze, e che l'autorità superiore deve intervenire solo quando quella inferiore è insufficiente. Il Papa condanna tutto questo soprattutto col termine di clericalismo. Io non amo molto questa parola, anche perché mi sembra abusata ed è facile pigliarsela alla fine con i preti, perché lo fanno tutti. Anche perché il clericalismo è anche una malattia di molti altri, che sovente quando arrivano ad avere un potere nella Chiesa sono meglio che i preti, perché c'è di vedere con tutto il cuore. E io non ho controversia, non sono preti.
quando qualcosa può essere fatto da chi è inferiore, il superiore affida a lui il compito e la responsabilità di portarlo a compimento. Nella scienza è vietato, faccio tutto io. Seconda cosa, molto importante, questa la capite di più, perché se ne parla di più, è la singolarità, che per Papa Francesco è diventata un'ossessione. Vuole una chiesa singolare. Ma cosa significa singolare? Singolos, camminare insieme. Una chiesa in cui si cammina insieme, tutti, Papa, vescovi, preti, fedeli, tutti insieme. Su questo vi posso dire una cosa fin dall'inizio. Quando Papa Francesco ha accennato la sinodalità, non ne parlava ancora nell'Evangelicale, non trovate